Buonasera a Paolo Zaretti. Siamo qui per parlare del libro che ha da poco pubblicato Paolo Zaretti, dal titolo Nel nome della madre, della figlia e dello Spirito Santo, Femminismo e Psicanalisi, edito dall'edizione Confino. Una prima questione allora. Perché a distanza di 20 anni, praticamente, riaprire oggi l'archivio di una questione tra due filosofe femministe sull'isteria? Buonasera a tutti. Mi viene da rispondere immediatamente così, perché di questo archivio si è voluto gettare la chiave, perché il contenuto rimosso dell'archivio ritorna come sintomo, un sintomo da cui il femminismo è afflitto e con cui mi pare sia ora di fare i conti. Che ciò potesse accadere era naturalmente nel disordine delle cose e Longhi l'aveva lucidamente previsto quando individuava nella coazione del femminismo a conservare il mito dell'uomo, il solo modo per scongiurare la propria fine. Per questo ritrovare la chiave e di aprire l'archivio sull'isteria e sulla centralità da essa assunta nello scritto di Luisa Muraro, la posizione isterica e la necessità della mediazione, e nella dura critica rivolta a tale scritto da Angela Putino in Amiche mie isteriche, mi è sembrata un'avventura necessaria, doverosa, per dimostrare che il mito dell'uomo di cui parla Longhi non è stato neppure scalfito dall'ordine simbolico materno al posto di quello paterno teorizzato da Muraro. E dunque, la prima domanda che mi sono posta, leggendo non senza sconcerto e perplessità il libro di Muraro, è stata la seguente: per quale ragione una filosofa si interessa tanto all'isteria? Da dove nasce questa specie di vocazione per la clinica e perché se ne interessa fino al punto da scrivere un libro su una sofferenza femminile, generalmente ritenuta di pertinenza medico-psichiatrica, psicanalitica, piuttosto che di pertinenza filosofica e men che meno femminista? E che cosa ha spinto Putino, 6 anni dopo l'uscita di quel libro, a metterlo in croce in Amiche mie isteriche e a lavorare allo smontaggio dell'ordine simbolico materno teorizzato da Muraro, al termine di una serie di pratiche femministe che dalla pratica autocoscienziale di Longhi alla pratica dell'inconscio e infine alla pratica del fare, approdano all'ordine simbolico della madre come soluzione alla questione isterica. Dunque, inutile dire che a dover essere interrogato in questi due testi è il nesso fra femminismo e psicanalisi, un nesso fatto di amore e odio, di prossimità e di distanza, di cancellazioni e appropriazioni e sostituzioni da parte del primo, da parte del femminismo nei riguardi della psicanalisi, un legame cui oggi la politica delle donne sembra aver definitivamente e non senza conseguenze rinunciato. E in effetti, attorno agli anni Ottanta, che liquidata la pratica autocoscienziale introdotta da Longhi come pratica termine, abbandonata la pratica dell'inconscio che voleva essere una variante, e screditata la terapia psicanalitica dell'isteria affidata alla cura dei padri, si fa avanti con grande baldanza da parte di alcune femministe che si rifanno al pensiero della differenza di Righerai, il desiderio di autoproclamarsi promotrici e garanti di quell'opera terapeutica, di quella terapia politica affidata all'ordine materno. E allora, quale pulsione, quale desiderio, mi sono chiesta, può aver indotto alcune femministe che facevano riferimento al pensiero della differenza a spingersi oltre la pur sacrosanta critica alla psicanalisi dei padri, da me peraltro condivisa, da spingersi oltre fino al punto di autorizzarsi a compiti di ascolto e di cura dell'isteria? Ebbene, alcune risposte noi le troviamo proprio nel libro di Muraro. Dice così: nel parlare di debito simbolico, madre simbolica, madre reale, autorità femminile, bisogna prendere in mano la questione dell'isteria, perché c'è una tipologia femminile che passa per la donna isterica ed io mi metto tra queste. Ancora, scrive: io ero prima muta e frigida e non lo sono più, non perché ho fatto l'analisi, ma perché ho 20 anni di materialità fra le donne.
Ho modificato il mio inconscio e sono nell'ordine simbolico della madre. Per liberare dunque la verità isterica, inclusa quella attribuita da Muraro a se stessa, non serve l'analisi. Basta il femminismo. Basta cedere all'amore materno. Basta essere nell'ordine simbolico della madre. Per me il potere, scrive ancora Muraro, non è mai fare la legge. Per me è farmi amare. Ed è il tiranno, come Giancarlo scrive nella recensione al libro, che sogna di governare facendosi amare dal popolo, senza scomodare la scienza di Niccolò Machiavelli. A sollecitare poi la mia ricerca sul rapporto archiviato appunto fra femminismo e psicanalisi sono state le troppe domande senza risposta, le rimozioni, i vuoti incolmabili che tra una pratica femminista e l'altra approdano alla teorizzazione dell'ordine materno, le lacerazioni vissute da tante donne in quegli anni sulla loro carne, le fughe di tante verso la terra promessa dell'integrazione, tanto cara alla psicanalisi dei padri, alla ricerca di soluzioni improbabili, intrappolanti. Ho iniziato quindi a farlo, a scrivere questo libro, a partire dalla pratica dell'autocoscienza introdotta dall'Ordine nel 70, cercando di coglierne l'evoluzione e lo sviluppo per chiedermi che cosa sia rimasto a distanza di 40 anni di quel rapporto intenso, vivo e promettente, e quanto ingombrante e controverso, fra femminismo e psicanalisi. E quindi ho deciso di dar conto di una pagina bianca sulla complessità di quel rapporto d'amore e odio fra femminismo e psicanalisi, attraverso la ricostruzione di passaggi, connessioni, che fossero qualcosa di più delle narrazioni frammentarie che noi oggi abbiamo a disposizione. Un rapporto dunque culminato alla fine degli anni Ottanta in un gesto di appropriazione distruttivo operato da una parte del femminismo nei confronti della psicanalisi e attuato attraverso il dislocamento di alcuni dispositivi propri del setting analitico, il transfer, l'autorità, la disparità, l'affidamento, all'interno di gruppi femministi istituiti come nuovi luoghi preposti a un'inedita terapia politica dell'isteria femminile. E duplice era dunque l'intento di Muraro: sottrarre la cura dell'isteria, inclusa la propria, al setting analitico tradizionale, liberarla da un'interpretazione analitica e assimilare la posizione dell'analista, del maître, a quella della madre. E allora è qui, è proprio qui, che entra in scena Angela Cuchino, alla cui attenzione non sfugge il senso dell'operazione descritta. L'operazione che viene fatta, scrive, soprattutto in Italia, è quella di avvicinare la posizione del maître alla figura materna. La psicanalisi e la sua etica sono lontane dal momento che alla madre tocca non il posto dell'analista, ma quello che l'isterica pretende e che coincide non più con il sapere formale del maître, ma con l'impersonale attitudine alla cura e alla felicità, condensata in ciò che Foucault chiamava potere pastorale. Il polo con cui è in competizione il nuovo femminismo non è il sovrano, ma il papa. E dunque, a sentire Cuchino, non si tratta di un processo di liberazione della verità isterica, ma di un comportamento indotto da una propria personale sintomaticità, da un'inclinazione isterica alla fusionalità, mentre ciò che per lei conta è la capacità delle donne di districarsi dalle rassicurazioni del materno, accettando la lacerazione, l'estraneità come dono, attraversando la condizione di abiette e subendo così consapevolmente la sventura della propria insignificanza simbolica. Ciò significa per Angela Cuchino attraversare come donna quella dimensione del tragico che distingue radicalmente il suo pensiero da quello delle fautrici di un ordine materno, rendendolo più affine e risonante, pur nella differenza, al pensiero di Longhi. La meta di Cuchino è il post simbolico, ovvero il suo oltrepassamento. E la domanda di Angela sul ricorso isterico al materno, sul senso e sugli effetti di tale ricorso, che è reso possibile grazie a un filo unificante dispotico, è cruciale. Di dispotismo dunque per lei si tratta nell'ordine della madre amorosa e non mancano a confermarlo alcuni documenti a dir poco inquietanti. Fuori,
non c'è rete di protezione. Io vado nel luogo separato delle donne. Qualcuno sa bene che quando viene in un luogo in cui sono anch'io rischia di essere ammazzata. Resta vero il sentimento profondo di sentirsi al sicuro nel gruppo, perché nel gruppo c'è amore per la libertà femminile. C'è la ricerca di qualcosa che non ti taglierà mai fuori. Nel gruppo non corri mai questo rischio. Magari trovi una che ti pianta una spada nello stomaco, ma non sarai mai ignorata. E questo ti restituisce il senso del tuo valore. Questo scriveva Muraro nell'anno del Signore, ma pare che l'attitudine a brandire le spade sia tuttora viva e venga trasmessa di madre in figlia assieme all'autorità e alla sovranità femminile. Sì, perché un titolo così ironico, Paola? C'è anche un riferimento al nome del padre di Lacan, ma è proprio, no, appunto, tutto al femminile, ivi compresa di Rita Santa, sì? Sì, allora, innanzitutto mi fa piacere che l'ironia sia stata colta, perché non ero così sicura, e non solo da te, ma e questo mi pare un buon test. E il titolo evoca appunto il Padre Nostro, e non va dimenticato che l'impianto teorico psicanalitico è un impianto teologico, e quindi allude a un rovesciamento speculare del primato assegnato al nome del padre di Lacan, come dicevi, e alla funzione paterna nella costruzione del soggetto. A dire in sostanza che per decostruire il simbolico patriarcale non basta rovesciarlo e metterci la madre al posto del padre, perché, come si ricorda Lacan, che ho ricordato anche nella prefazione, anche la donna può essere un nome del padre. Sì, questo libro quindi è anche un omaggio a Angela Putino, al silenzio che è seguito alla pubblicazione del suo libro. Allora, sono state pochissime riprese, se non erro. Sì, assolutamente lo è, anche perché si parla lì del componere Manis, il pensiero di Angela, che ho avuto modo di conoscere grazie a un'amica a cui sono molto grata, mi è immediatamente risultato Heimlich, familiare. Ho riconosciuto nella felicità che mi derivava dalla lettura di quel pensiero quella risonanza di cui Ronzi, ma anche Arendt ci parlano, e che nasce nel mio caso da un'estremità e inaddomesticabilità che da sempre mi abitano e di cui la mia vita e l'andamento della mia ricerca risentono e testimoniano. Scriveva Angela: noi d'altra parte riusciamo a vedere solo tenendoci saldamente al nostro frammento di inaddomesticato. Senza questo asteroide sotto i piedi non c'è punto di avvistamento. Avvistare è fare corpo, ma contemporaneamente è tenersi fuori dai corpi e fare contesto, ma stando fuori dai contesti. Per trovare radici occorre sradicarsi. Ecco, quello che io sento vibrare nel suo pensiero e che più mi avvicina al suo sentire, come dicevo, è proprio quell'orizzonte del tragico che manca totalmente nel pensiero femminista italiano della differenza, e del quale Putino ha saputo individuare i limiti, gli inganni e i pericoli. Averlo fatto le è costato molto, e non sono pochi né indolori i riferimenti alla cancellazione da lei subita ad opera di alcune donne che non vedevano di buon occhio la sua critica a quell'ombrello materno che rappresentava una forma di contenimento, probabilmente, a problemi e disagi irrisolti. Nel suo testo Amiche mie isteriche, la critica rivolta da Putino a Muraro, ripresa poi nel 2006 in un'intima estraneità, si fa addirittura rovente. È una donna dalle parole veloci e taglienti, dirà Muraro di lei. E nel far dialogare nei loro aspetti questi due testi, ho sempre avuto ben in mente, incise sullo sfondo, alcune note di Angela: separazione nell'indiviso, congiungere nello spezzare, parole che irrompono nel brano che segue e che vorrei ricordarvi proprio in omaggio a lei, per segnare con e attraverso lei una precisa direzione di pensiero dentro una pratica e una ferita che, come lei diceva, si porta dietro l'anima. Polemizzare fra donne e far la guerra. Per fare questa guerra occorre avere un profondo senso della dignità propria dell'altra, occorre creare una vibrazione differenziale.
La guerra si fa talvolta perché c'è una straniera. Dovremmo saper essere tra noi straniere senza distanze e vicine senza identificazioni. Tutto quello che non mantiene uno stato di uguaglianza viene privato di esistenza. Così, paradossalmente, nell'indivisione si ha diritto di esistere e nel distinguersi si viene cancellate. Qui non vi è luogo per il gioco, ci si serra per paura di perdersi. Occorre saper fare un passo indietro, e allentare la stretta, ritirarsi dall'io, dai propri codici, dall'immagine di sé. Punto essenziale è la limpidezza. Riconosci le tue ferite, alcune bruciano, ma non sono ferite, sono le trappole di un puro colpire che non apre a nulla. La ferita, invece, si porta dietro l'anima. Insomma, la teoria, dice Angela, non è un ombrello. Sotto l'ombrello cerchiamo sempre un tetto per ripararci, cosicché non è più possibile poter fare alcun passo sopra l'ombrello, almeno per vederlo. Un'altra questione: qual è la posta in gioco del libro nell'odierno dibattito femminista in Italia? È una domanda importante, risponderei con le parole di Lonzi. Fare tabula rasa. A me pare che la posta in gioco sia altissima, anche se credo che per potersela giocare fino in fondo sarebbe necessario conoscere in via preliminare questi testi di Morale e di Putino, che ho voluto mettere a confronto, ma che sono per lo più sconosciuti alle femministe di nuova generazione e forse non solo. Su questi due testi è calata da anni, per delle ragioni ovviamente immaginabili, una censura che ha impedito un approfondimento critico sull'impianto simbolico materno teorizzato da Muraro, che è l'esito di un lungo processo. La posta in gioco del libro riguarda dunque la radicale messa in questione, in discussione di questo ordine materno, e di qui alcune domande che io pongo nel libro stesso su che cos'è l'ordine della madre, come è nato, quali sono stati per il femminismo i tornaconti personali e politici guadagnati a partire dalla teorizzazione di tale ordine, quali gli effetti. Si è trattato forse di una brillante invenzione, di una nuova originale teoria di cura dell'isteria femminile, di una terapia politica sostitutiva dislocata al di fuori del setting, e come, per quale vie vi si approda? E una volta ritenute esaurite le vie della pratica autocoscienziale inventata da Lonzi e della pratica dell'inconscio, l'elaborazione simbolica annunciata come salvifica dalle fautrici di tale ordine era davvero la posta in gioco, come scrive l'autrice, dell'ordine simbolico della madre, o era invece, come pensava Putino, un filo unificante e dispotico divenuto negli anni 90 monopolio discorsivo? Insomma, può il simbolico materno funzionare da guida per l'isteria? Può davvero il femminismo sostituirsi con la sua pratica politica alla pratica analitica nella cura dell'isteria e persino, come qualcuno azzardato, dell'anoressia? Non si tratta per me, spero che risulti chiaro, di una difesa della psicanalisi dei padri, si tratta di capire invece se quella specie di psicanalisi fai da te che alcune femministe hanno avuto la pretesa di inventare come nuova cura dell'isteria sia davvero un'alternativa ad essa oppure no. Sì, proprio rispetto alla questione della psicanalisi, no? Paola Zaletti è filosofa e femminista e soprattutto psicanalista, e quindi questa questione: in che direzione la psicanalisi può giocare ancora una partita decisiva nel femminismo, con il femminismo stesso? Anche questa è una domanda cruciale, forse la più importante, e quella che segna anche il senso e il significato del libro. Ed è proprio a questa domanda quindi che ho cercato di rispondere. Una risposta che è l'esito della mia duplice formazione personale, femminista e psicanalitica insieme, e che dunque contempla una relazione che è non una contrapposizione fra queste due pratiche. La partita quindi fra femminismo e psicanalisi
due esperienze che hanno in comune, si badi bene, quell'elemento essenziale che è il partire da sé, può dunque essere ancora giocata e vinta, a condizione però che l'intima estraneità fra loro vinca sulla contrapposizione. Si tratta infatti di due esperienze femminili diverse ma inseparabili. La psicanalisi senza le donne non sarebbe mai nata, il femminismo senza la psicanalisi non sarebbe ciò che è stato e ciò che nel bene e nel male è diventato. Scriveva Longhi, la psicanalisi serve a uno stadio posteriore all'autocoscienza. L'autocoscienza porta alla scoperta dell'inconscio e quindi provoca l'interesse spontaneo per la psicanalisi. Scriveva così per dire che non già di una contrapposizione si trattava, ma di due momenti diversi di un unico processo esistenziale. E quindi dall'autocoscienza alla psicanalisi non c'è che un passo, benché sia fuori di dubbio che la psicanalisi evocata da Longhi, a eventuale completamento di un lavoro avviato dalla pratica autocoscienziale, non era certo la psicanalisi dei padri, non era quella di Freud, non era quella di Lacan o di Jung, ma non era nemmeno la nuova visione femminista praticata da alcune donne che avevano la pretesa di trasferire nel movimento il rapporto analitico del setting tradizionale. Il progetto di Longhi si chiamava Tabula Rasa. Ma quali sono allora le condizioni necessarie, attualmente inesistenti e tutte da costruire, per uscire dalla contrapposizione fra psicanalisi e femminismo? Sono dei luoghi fondati, anzi che dovrebbero essere fondati, da donne la cui doppia affermazione, femminista e psicanalitica, dovrebbero cioè avere questa doppia affermazione. In altre parole, il prezioso patrimonio di sapere maturato nei gruppi femministi di autocoscienza, invece che essere capitalizzato dalla psicanalisi dei padri, potrebbe essere utilizzato per la creazione in Italia di altri luoghi simbolici, ispirati per esempio all'insegnamento di Longhi e di Garay, e a cui le donne che lo desiderino potrebbero rivolgersi per portare a termine, con la competenza necessaria fornita da altre donne, il percorso iniziato. È stato dunque questo vuoto di luoghi alternativi, dovuto a mio parere a un'assenza di capacità inventiva da parte delle psicanaliste femministe legate alle scuole dei padri, ad aver reso impossibile a molte donne quel passaggio spontaneo dall'autocoscienza a una pratica analitica, immaginata da Longhi come la sola degna prosecutrice poetica dell'autocoscienza. Insomma, a nascere in quegli anni non è un'altra psicanalisi, quella che forse Longhi aveva in mente quando al posto della professione ci mise la poesia, o quella a cui di Garay aveva dato vita uscendo dalle proiezioni di Lacan. Nulla di tutto questo è avvenuto in Italia, né in quegli anni né in quelli successivi, e la sofferenza femminile, la salute delle donne continua a essere saldamente in mano a uomini o a donne che continuano a formarsi alle scuole degli uomini o a filosofe cui affidarsi. Se le cose sono andate così, se della straordinaria ricchezza di cui allora reciprocamente vivevano e si nutrivano la psicanalisi, il femminismo e la politica, quel che oggi resta è l'ossessione della rappresentanza, una ragione c'è. C'è che molte donne, in mancanza di questi luoghi, sono passati dalla pratica del partire da sé e dalla pratica dell'inconscio alla psicanalisi, alla psicologia, alla politica dei padri, che se ne sono serviti per speculare sulla salute delle donne e per ricondurre molte di loro verso la via di una integrazione fedele a quello stesso ordine simbolico generatore delle loro patologie. Psicologie cognitiviste e comportamentiste, psicoterapie, psicofarmaci e quant'altro hanno fatto il resto, non senza però la complicità di alcune femministe che da un po' di anni a questa parte hanno spalancato porte e finestre alla psichiatria, al lacanismo, alla psicologia, che con il pensiero della differenza di Longhi e di Garay non hanno nulla a che fare. E non è troppo tardi, io credo, forse, per vedere dove stiamo andando e perché le donne psicanaliste abbiano le piccole orecchie invece che diventare a loro volta, come diceva Longhi, un paio d'orecchie. Niente cure dunque,
arbitrariamente impartite da filosofi digiune di un'esperienza d'analisi, niente cure impartite da psicanalisti addestrate dalle scuole dei padri a una formazione unisex. E voglio chiudere, credo che il tempo sia giusto. Sì, abbiamo 3 minuti circa. Ecco, posso chiudere con un passo di Ligarai davvero inquietante, che sulla pratica di questi padri insomma ci sgomenta e ci fa riflettere. Obbligare una donna a parlare, se per di più si trova in posizione distesa, obbligarla ad aprire le labbra, a uscire da sé, può costituire uno stupro analitico. Io con questo avrei finito un po', insomma, un po' strong, ma è una citazione che mi sembrava potesse almeno dar da pensare, no? Sì, molto da pensare, sì. Io auspico che il dibattito si apra ancora di più. Mi pare che in Italia, ma forse in questo momento nell'Occidente è così, dei saperi, delle conoscenze, delle teorie rimangono un po' in isole, in isolati, no? Che non comunicano tra di loro. E quindi io auspico che non solo il dibattito femminista, no, che si confronti con questo libro, ma che sia anche un'occasione in altri settori, per esempio anche la filosofia, appunto, no, che riprenda queste elaborazioni e che si confronta con queste elaborazioni, perché mi pare appunto che questi incroci stanno diventando sempre più rari. Bene, con questo auspicio io ti ringrazio, Paola, è un interesse e un piacere sentire parlare di questioni che sono importanti e non vengono spesso rilevate a livello dell'importanza effettiva che hanno. E spero che ci sarà anche altre occasioni su Liberi di discutere attorno ad alcuni di questi elementi che sono emersi questa sera. Grazie a Paola Zaretti e io passo la parola. Grazie a te Giancarlo e a tutti. Buonasera. Grazie a tutti.